Allora, buongiorno a tutti, io direi di iniziare il nostro incontro di stamattina velocemente, visto che siamo in tanti a parlare e abbiamo un'ora a disposizione. Io introduco solamente i lavori spiegando un po' l'origine di questa conferenza stampa. Da che cosa nasce? Nasce da un incontro che abbiamo avuto a Roma il 1 marzo, in cui abbiamo messo un po' insieme varie organizzazioni liberali, che mi sembra giusto richiamare in questo momento, in cui erano presenti l'Associazione per la Democrazia Liberale nella persona di Valerio Zanone, Girolamo Sirchia e Roberto Falcone per l'Associazione Italia Yes, Giancarlo Pagliarini per l'Associazione alla Riforma Liberale e Federale, Edoardo Croci per i Liberali, Alfonso Ruffo per il Denaro, Marco Marchese per Liberi TV, Giulio Ercolessi per Libmov, Edoardo De Blasi e Antonio Pileggi e Dora Massimi per il Partito Liberale, Alessandro Massari a titolo personale per i Radicali Italiani, essendo membro di direzione, Stefania Fuscagni, presidente di Società Libera, e Vincenzo Lita, il sottoscritto per Società Libera. Questi furono i partecipanti il 1 marzo all'incontro. Da quell'incontro è scaturita una mozione che abbiamo concordato con le varie organizzazioni e di cui stamattina i vari rappresentanti delle organizzazioni evidentemente ci parleranno molto velocemente. Che cosa diceva quella mozione? In effetti pochi punti, perché avevamo concordato di portare avanti pochi punti per vedere se tutti insieme per la prima volta queste organizzazioni liberali potessero avviare un cammino comune, un ragionamento da fare un po' tutti insieme, muovendo da alcune considerazioni. Il mondo liberale, che pure al suo interno è molto frantumato, frastagliato e variegato in questo paese, di fatto svolge tanto lavoro, perché ognuna delle nostre organizzazioni porta avanti delle attività, delle iniziative, anche di un certo spessore alcune, devo dire. Ma messo insieme però bisogna riconoscere che il mondo liberale in questo paese non ha quasi diritto di cittadinanza, perché non fa massa critica, perché essendo così frastagliato evidentemente non riesce a imporsi né all'attenzione dell'opinione pubblica, né riesce a imporsi all'attenzione dei mezzi di comunicazione, o almeno dei grandi mezzi di comunicazione. Da qui la scommessa del 1 marzo, ma perché non proviamo, al di là poi delle nostre simpatie politiche, perché c'è da chiarire subito una discriminante, che è quella in cui tutte queste organizzazioni che abbiamo radunato il 1 marzo non sono o non fanno parte dell'agone politico quotidiano, cioè a parte qualche partito, vedesi il Partito Liberale, è arrivato Edoardo Croci. Ti avevo già presentato, Edoardo, poi ti porteremo al tavolo. Non si occupa, diceva, a parte qualche partito liberale, tipo Partito Liberale Italiano, di quotidianità politica, ma siamo più sul versante culturale, siamo più sulla logica del think tank culturale, che cerca di premere, di far pressione, di spingere in qualche modo il mondo politico e i mezzi di informazione. Quindi, al di là della quotidianità politica, noi vorremmo portare avanti alcuni temi, che sono quelli che andremo subito ad evidenziare, e su questi temi chiamare a raccolto il mondo più largo, più basso del mondo liberale, per vedere di insieme di riuscire a farci sentire di più. Passo immediatamente ai temi, visto che il tempo è poco. Noi abbiamo concordato alcune cose che vado a leggere. Il superamento della legge Gasparri, con un abbassamento dei tetti per la raccolta pubblicitaria, e la privatizzazione
realizzazione di almeno due reti RAI, perché in questo paese di avere un'informazione siffatta con una televisione siffatta che risponde quotidianamente al potere politico di turno, voglio dire, ne abbiamo piene le scatole. La separazione tra banche e fondazioni bancarie è un tema molto caro, per esempio, ai nostri amici radicali, perché quello è il cavallo di Troia attraverso cui la partitocrazia, il mondo della politica, continua a penetrare laddove non dovrebbe. Mi riferisco a credito, finanza e quant'altro. Di questo poi ne parlerà brevemente l'amico Alessandro Massari. Una cosa estremamente innovativa, l'elezione dei capi d'istituto e la soppressione degli uffici scolastici regionali, ne parlerà meglio di me la Presidente Fuscagni, è un tema a cui noi di Società Libera teniamo molto, anche quest'anno il rapporto sulle liberalizzazioni che uscirà e sarà presentato a Roma in giugno. Dedica ampio spazio perché parte da una constatazione ulteriore come quella della RAI. Le cose non vanno, si sono succeduti ministri a più non posso, riforme a più non posso, la situazione della scuola, a mio modesto avviso, è demenziale in questo paese. E allora qui non bastano le riforme, bisogna, come dire, rivoluzionare, dando la responsabilità a una persona che si chiama capo d'istituto, con un'elezione diretta, non è nulla di nuovo, nulla di stravolgente. Nelle università i rettori vengono eletti dagli insegnanti, e nelle scuole superiori, nei paesi del nord Europa, in modo particolare in Germania e in Inghilterra, praticamente è prassi. Che gli studenti, che gli insegnanti, che i bidelli e che le famiglie, tutti quelli che hanno a che fare con le scuole si eleggono il capo d'istituto, il resto lo lasciamo alla Presidente. L'abolizione della commissione bicamerale antimafia, anche qui gli amici che hanno partecipato all'incontro del 1 marzo, come dire, hanno accettato, come dire, di far nostra, di far comune un'iniziativa di questo tipo che può sembrare molto provocante. Anche qui la situazione del crimine organizzato del paese è quella che è, che ne dicano le forze politiche, e allora se è quella che ne è, bisogna evidentemente dare dei segnali di discontinuità rispetto a quello che lo Stato ha fatto fino adesso e in passato. C'è un punto debole, che è quello della commissione bicamerale antimafia, è una cosa che dura dal 1962 in questo paese, non ne possiamo più. Quando fu instaurata appunto nel 62 era giusto fare delle audizioni, conoscere, fare, informarsi, tutto quello che vogliamo e via dicendo. Io penso che sia un orpello inutile, specialmente poi in cui litigano le forze politiche sul piano di chi deve diventare Presidente della Commissione, quindi abbiamo bindi sì, bindi no, o come dice quel fantasioso del Presidente del Consiglio, bene, bindi sì ma togliamogli 3.000 euro d'appannaggio. Io, una piccola riflessione, vi invito a pensare che cosa possono dire le cupole di 'Ndrangheta, Sacra Corona Unite e Camorra o Mafia rispetto a una posizione politica, del mondo politico di questo tipo. Ne parlerà Marco Marchesi. Il controllo degli standard di quantità, qualità e costo dei servizi sanitari, un tema particolarmente caro al professor Sicchia, presidente di Italia IES. Stamattina avremo l'ingegner Falcone che ne parlerà altrettanto appassionatamente. Il problema della sanità, è inutile che io spenda altre parole come quelle sulla mafia, è un altro bubbone del paese. La messa a reddito dei patrimoni e dei beni artistici custoditi ma non esposti nei nostri musei. È un'idea dell'amico Edoardo De Blasio, che rappresenta qui il Partito Liberale questa mattina. Si potrebbero fare tante cose con questo patrimonio, poi lui ce ne parlerà, potrebbe essere messo a reddito e utilizzato in altro modo. Questi sono i temi.
come dire, in cui velocemente, un po' a volo d'uccello, per forza di cosa dovranno trattare gli amici a questo tavolo. Per quanto mi riguarda, voglio concludere qui dicendo che, tanto per non fare le solite far sì che passiamo attraverso le solite emozioni, documenti, pezzi di carta che girano, come dire, abbiamo tutti insieme deciso di dar vita intanto ai Lunedì della Libertà. Qui a Roma, iniziando con un Lunedì della Libertà, chiamando, ma non solo i liberali, ma chiamando l'opinione pubblica, sotto la direzione e presidenza della RAI in Viale Mazzini 14, dove silenziosamente vorremmo dimostrare, senza urla, senza schiamazzi, come è tipico delle cose che facciamo, vorremmo chiedere, come dire, la privatizzazione di questo enorme carrozzone che poi non ci soddisfa, che si chiama RAI. Poi ne parleremo semmai un attimo in finale. Quindi, senza altre chiacchiere, darei la parola ad Alessandro Massari sulla separazione tra banche rispettive fondazioni. Ringrazio Vincenzo Lita, che ha avuto l'intuizione e anche il merito di riunirci per ragionare su cose molto, molto concrete. Un procedimento, una procedura a noi radicali molto, molto cara. Come ha detto, io partecipo a titolo personale, sono membro della direzione di Radicali Italiani, ma con salutare Marco Pannella, che è reduce da un intervento delicato da cui ha brillantemente superato qualsiasi inconveniente, che ha appena terminato una conferenza stampa per ribadire la necessità di uno Stato di diritto in Italia. Ecco, vorrei iniziare dicendo appunto che Marco Pannella la battaglia su banche e fondazioni l'ha sostenuta e l'ha sottoscritta. Così come Vincenzo, sai quanto sia importante per noi radicali la privatizzazione della RAI, perché proponemmo un referendum che fu vinto e fu disatteso. Vediamo se la Corte dei Conti, come nel caso del finanziamento pubblico, saprà dire la Corte Costituzionale per ristabilire la prevalenza dello Stato di diritto sulla ragion di Stato, come amiamo dire. Ma entrando nel merito della parte che devo esporre, la separazione tra banche e fondazioni. Ecco, negli anni 90 l'Italia era un paese sostanzialmente ingessato dalla presenza pubblica nell'economia e Giuliano Amato definì la foresta pietrificata il sistema delle nostre banche. Noi le privatizzammo in modo finto, cioè attribuimmo il capitale sociale delle banche a delle fondazioni, facendo da schermo. E con una serie di leggi successive, che non starò a declinare, ma che sempre lo stesso Amato portò a definire poi il risultato complessivo un mostro giuridico, abbiamo gli enti locali, cioè comuni, province, regioni, più altri enti territoriali di prossimità, come possono essere università, le curie, come possono essere gli ordini professionali, che nominano i membri del board della fondazione. Successivamente i membri del board della fondazione nominano i dirigenti delle banche. Vi sono due problemi. Il primo è che innanzitutto le fondazioni sono spesso un ricovero per i politici che trovano una collocazione in queste fondazioni e non hanno competenze finanziarie. Solo lo 0,3% di loro conosce la materia bancaria. Chiaramente i board poi delle banche sentono, risentono di questa mancanza di conoscenza, e la crisi in Italia non è stata dovuta a un eccesso di come dire, moral hazard da parte dei nostri banchieri, perché appunto non avevano neanche gli strumenti, e la famosa telefonata di Mussari mentre aveva una trattativa con i giapponesi di Nomura, che è stata trasmessa da Radio Radicale, poiché noi trasmettiamo tutti i processi, compreso quello del Monte dei Paschi di Siena, ha dimostrato in modo plastico come abbiamo una classe dirigente bancaria non all'altezza delle necessità del Paese. Come detto, è un momento di grande motilità, diciamo, declamatoria. Per 20 anni noi abbiamo sentito professarsi tutti liberali e non c'è stata, non dico una riforma liberale, ma non c'è stata una riforma. Questo è un paese ingessato e immobile da 20 anni. Uno dei grandi problemi che si è riversato poi sul tessuto sociale è stato appunto il problema economico.
E il credit crunch purtroppo è figlio di un altissimo debito pubblico che ha fatto attaccare la speculazione internazionale i nostri titoli, non perché appunto avessimo investito in chissà quali subprime, ma semplicemente perché noi per 40 anni, grazie a questo sistema di intreccio tra capitalisti assistiti, tra notabili di partito e chiaramente clientele varie, immaginate ad esempio le erogazioni delle fondazioni sul territorio laddove ci sono delle elezioni con le preferenze, e adesso è il momento delle europee e delle comunali, quindi quello tutti criticano i listini bloccati, stiamo sempre molto attenti anche alle preferenze. Comunque, questo è il cavallo di Troia che ci potrebbe consentire di separare le banche e fondazioni. L'informazione non ne parla diffusamente, ma ieri con grande sorpresa e con grande piacere abbiamo trovato un articolo di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, una lezione allo sportello, dove si afferma esplicitamente che il problema dell'economia è un problema di credito, il problema di credito si affronta ricapitalizzandolo, le fondazioni non vogliono mollare la presa sul potere, perché distribuire fondi tra imprenditori garantisce un grande potere anche clientelare, e quindi indicano in modo esplicito nel rapporto tra banche e fondazioni il problema strutturale italiano, con una proposta di legge che mira alla separazione completa delle banche alle fondazioni, lasciando a chi professionalmente svolge l'attività di impresa bancaria il compito di ricapitalizzare le nostre imprese, far ripartire l'economia e finalmente poter avere una società liberale fondata non solo sulla libertà di manifestazione di pensiero, ma anche su qualche libertà un pochino più concreta che è molto utile per il benessere. Grazie, e concludo con un saluto a Marco Pannella, che è l'ispiratore di questa iniziativa e che speriamo possa proseguire con noi in questo cammino, battendosi con forza per il rispetto dello Stato di diritto anche nel rapporto tra banche e fondazioni. Bene, anche noi ci associamo al saluto a Marco Pannella, evidentemente, sperando che non esageri più che tanto, perché uno sciopero della sete della fame dopo 48 ore della terapia intensiva mi sembrerebbe un po' eccessivo, ma questo lo diciamo perché ci teniamo alla salute di Marco. La parola al Presidente di Società Libera, Stefania Foscagni. Grazie, cercherò di essere più breve possibile, dicendo che, e senza dirne il perché, siamo in un momento in cui dare concretezza ai principi liberali con azioni trova un contesto assolutamente favorevole. Non dico né come e né perché, ma sarebbe molto interessante, anzi invito i colleghi ad approfondire perché ora e non prima e perché ora e non dopo. E invece mi inoltro rapidissimamente nella proposta, partendo da una considerazione dell'esistente che Vincenzo ha definito, come ha definito, una cosa che senza senso della scuola, e ricordando semplicemente che i principi fondamentali degli altri sistemi scolastici, che sono la premialità, la valutazione e la responsabilità, in Italia non ci sono, punto e a capo. Che parole chiave come autonomia sono diventate una foglia di fico per dire siamo moderni, però la scuola dell'autonomia non c'è, perché non ha autonomia di niente. L'ultimo, il risultato di tutto ciò è che in Italia c'è il più alto tasso al mondo di scuole non a norma, cioè quelle fisiche, non so se mi sono spiegata, sismica, idraulica, eccetera, eccetera. Siamo vicini al 70%. Allora, in uno stato di questo genere, da qualche parte bisogna cominciare. Allora, noi cominciamo dal punto che, a mio modo di vedere, è quello anche umanamente più scassato. E sono i capi di istituto. Li hanno chiamati manager. I capi di istituto sono ex insegnanti, i quali, però non essendoci premialità sul merito, magari intravedono la possibilità, diventando presidi, di prendere qualche lira in più. E questa è la motivazione che peraltro per pudore non si dice. Perché chiamare manager uno che non è preparato a questo e che non ha soprattutto, se non teoricamente preparato, io ho partecipato a una quantità industriale di corsi di formazione per i manager, di cui uno ricordo brevemente in una comunicazione con gli altri presidi europei, quando questo dovette dire: ma io non posso licenziare nessuno, manco se ha violentato un bambino, ma lo devo mandare in un'altra scuola.
non posso scegliere gli insegnanti, non posso decidere che cosa fare alla scuola. E quell'altro gli ha detto: ma lei che razza di preside è? Fine del palo. Quindi anche umanamente è una categoria secondo me abbastanza sensibile e in qualche modo significativa della scuola, da qualche parte bisogna piazzare. Allora io mi chiedo, ma perché negli altri paesi la comunità di base che è fatta da chi è dentro la scuola e chi sta intorno alla scuola non può avere nel preside, nel capo dell'istituto, un punto di riferimento a cui dare e a cui chiedere? Semplicemente questo. E anche da premiare se fa bene o no. Allora, questo è il primo punto che noi riteniamo, non perché comparativamente a quell'altro sia in termini, ma come priorità. Da qualche parte bisogna partire per fare rivoluzione. Il secondo punto è un'altra questione, gli uffici scolastici regionali. Voi non, forse non vi siete resi conto, se non siete proprio del mestiere, che gli uffici scolastici regionali sono un prolungamento della MIUR, del Ministero della Pubblica Istruzione, che praticamente dal Ministero della Pubblica Istruzione non ha né comunicazione né poteri. Quindi sono una mano lungo la cosa, senza avere un punto di riferimento e una mission specifica. In Toscana, voglio dire, ci sono 130 presi da un concorso, cioè la poveraccia della responsabile dell'ufficio scolastico regionale non ha ritenuto altro che dire: ma io me ne vado perché non posso fare niente, a me vengono a menare, quando all'ultimo. Perché il concorso è stato sbagliato in termini formali, ma la colpa non era mia, però lei l'aveva firmato. Quindi gli uffici scolastici regionali sono dei soggetti fisici dove non si sa come ci si mandano, non si sa perché ci stanno, perché il ministero praticamente ne è quasi estraneo, tranne la nomina. Secondo, questi disgraziati, perché questo bisogna essere negli enti locali, io almeno conosco la meravigliosa regione Toscana che è naturalmente la meglio di tutto il mondo, e quindi partiamo da questo. Beh, questi se la devono fare con gli enti locali. L'ente locale li mangia letteralmente. E allora noi ci troviamo di fronte a una struttura che non ha i poteri delegati e però è in mano agli enti locali. Ma mi pare normale. È chiaro, poi se non vogliamo fare le battute, vogliamo andare nel merito, non c'è federalismo, non c'è, e ci stanno i prefetti, ci possono stare anche gli uffici scolastici regionali. Ma questo però è un sintomo molto eversivo rispetto a ciò che lo Stato deve fare, a ciò che deve fare l'ente locale. Che ci voglia questo, non vi dico altro, le scuole a rischio, anche la regione toscana, di quel genere, che se lo fa un privato, gli fanno un mazzo che non finisce più, non se la cava più, perché la scuola, che è dello Stato ed è amministrato dall'ente locale, cioè, ma adesso vanno via le province che ne avevano in carico almeno per le superiori, e prima? Dunque, queste sono le due proposte, ripeto, non esaustive, ma in priorità per mettere mano su una questione che sta diventando ormai non solo nella percezione, ma nella convinzione, uno dei punti deboli del nostro Paese. Grazie. Grazie. Marco Marchese sulla proposta di abolizione della antimafia. Bene, la nostra proposta per l'abolizione della Commissione parlamentare antimafia è una vera e propria provocazione. Una provocazione perché quando si arriva e quando un paese arriva ad un certo punto, l'azione politica, quando non trova sbocchi, deve per forza poi dopo essere provocatoria, a dare una scossa. Da che cosa nasce questa proposta, questa provocazione? Nasce da alcune considerazioni, lo dicevi in apertura Vincenzo Lita. Dopo 52 anni di commissione parlamentare antimafia, noi sulla mafia conosciamo tutto, ci sono
pochi gli aspetti storici perlomeno che non conosciamo. In più abbiamo a disposizione attraverso gli atti della Commissione Antimafia che il centro di documentazione sulla criminalità organizzata è il più documentato e il più ampio che abbiamo a disposizione al mondo in questo paese. In quegli atti noi troviamo anche le possibili soluzioni. I problemi sono due. Innanzitutto la Commissione Antimafia, proprio per un motivo banalmente tecnico, riesce a lavorare poco, perché i 25 deputati e i 25 senatori che ne fanno parte, poi impelagati con chiaramente tutte le altre commissioni, i lavori parlamentari, il voto, eccetera, eccetera, diciamo che è un po' come tutte le commissioni, ma in particolar modo questo fa fatica proprio a portare avanti i lavori. Non commento e non dico nulla sulla nuova Commissione Antimafia, perché i lavori sono tutti quanti in itinere, anche per rispetto di questa istituzione che noi provocatoriamente vogliamo abolire. Non mi soffermo su questo, perché il problema della Commissione Antimafia, che ha dietro le spalle ogni volta che cambia la legislatura una legge istitutiva che gli affida dei compiti precisi, e compiti precisi non sono soltanto quelli dell'indagine e dell'indagine storica, ma sono anche dei compiti di proposta per il contrasto della criminalità organizzata, e su quegli atti c'è scritto tutto. C'è scritto tutto, però gli atti poi si fermano nei cassetti della Commissione Antimafia. Perché l'ultima relazione che noi abbiamo, la relazione finale dei lavori della passata legislatura, firma e a cura di del senatore Giuseppe Pisanu, cioè è una relazione dai caratteri assolutamente sconvolgenti. Questo non ha aperto, questa relazione non è riuscita ad aprire quel dibattito profondo, ampio, che doveva esserci nelle aule parlamentari, e poi dopo tramutare questo in provvedimenti legislativi di contrasto alle mafie. Sì, siamo all'indomani di un ministro dell'interno che ha presentato oggi l'ennesimo piano straordinario, bello, fantastico, voglio dire, di contrasto alla criminalità organizzata calabrese, no? Poi dopo dovremmo parlare di Cosa Nostra, della Corona Unita, della Camorra, delle mafie straniere, eccetera, eccetera. E siamo all'indomani di un inasprimento e di una rimodulazione di quel reato che è il voto di scambio, no? Politico-mafioso, quindi non più i soldi ma l'utilità per andare a punire chi fa gli scambi elettorali con i mafiosi. E va bene. Ma diciamone una, la legge sull'autoriciclaggio, che è una delle cose che sarebbe uno degli strumenti più potenti per contrastare e per incidere proprio sull'aspetto più importante per contrastare la criminalità organizzata, vale a dire i soldi, il grano. Cioè lì ancora non si incide. E andate, io invito tutti ad andare a leggere la relazione del senatore Pisanu alla fine della scorsa legislatura, e tiro fuori soltanto tre dati. La Commissione parlamentare antimafia certifica attraverso, diciamo, istituti più che qualificati, che sono la Banca d'Italia, lo Svimez, tutti quelli che hanno, i professionisti che hanno collaborato con la Commissione, la Guardia di Finanza, la Corte dei Conti, cioè hanno fatto un po' le pulci, e stime prudenziali, si legge in questa relazione, stime prudenziali danno il fatturato delle mafie ad una quota di 150 miliardi all'anno. Sì, sono dati che possono, sui quali, diciamo, dati anche opinabili, no? Sarebbe interessante anche un'operazione di trasparenza per vedere come poi dopo questi conteggi vengono fatti. Ma di fronte a questo dato, cioè di fronte ad un fatturato delle organizzazioni criminali che supera abbondantemente il 10% del prodotto interno lordo, perché non si è aperta un'ampia discussione su quella relazione nelle aule parlamentari? Non è un caso che noi parliamo di questo in questo posto, in questa sala conferenza questa mattina. Perché non si è aperto questo dibattito? Oltre i 150 miliardi, che è la stima prudenziale, ripeto, sul fatturato delle mafie, quindi pensate un po' l'infiltrazione che ha nell'economia legale italiana, a questo si aggiunge la stima dei 50 miliardi all'anno, che è il fatturato, gli introiti che le mafie fanno solo sul gioco lecito e illecito, in un paese che ama tantissimo peraltro giocare d'azzardo. E in più, dulcis in fundo, l'ho lasciato in ultimo, chiudo il mio intervento, nella relazione e qualificati istituti di ricerca certificano che la criminalità organizzata è causa diretta di un mancato sviluppo nelle regioni del sud dell'Italia pari al 20% del PIL.
Quindi questa è la causa primaria dell'arretratezza socio-economica del Mezzogiorno d'Italia, che è esattamente quel brodo di coltura dove le mafie praticamente prosperano. Quindi se non c'è una strategia integrata, visto che al ministro Alfano le strategie piacciono molto, ne ha presentato una ieri, no? Ma piacerebbe ne presentasse una un po' più ampia, un po' più di respiro, e dove si dica qualcosa sullo sviluppo del sud, perché viva Dio, se le mafie sono causa dell'arretramento economico, che poi si tramuta anche in arretramento sociale delle regioni del sud, noi la causa la sappiamo già, soltanto che non utilizziamo strumenti per andare a sanare queste cose. Ultimissimo dato, una percentuale altissima, si arriva al 70%, delle aziende nelle regioni del sud che dichiarano di essere direttamente condizionate dalle cosche mafiose. E allora, questo qui è uno dei argomenti di discussione, una delle priorità. Io non voglio fare, diciamo, la scaletta delle priorità, no? Quindi non voglio è più importante il lavoro, non è meno importante il lavoro, la crisi economica, eccetera eccetera, però l'antimafia oggi è relegata semplicemente ad un qualcosa di ordine pubblico, cioè oggi il contrasto alla criminalità organizzata si fa soltanto attraverso gli addetti ai lavori, che si parlano soltanto fra di loro. Perché io ripeto, e chiudo veramente, a me ha sconvolto questo dato, e sono 2 anni che ce l'abbiamo a disposizione attraverso questa relazione di Giuseppe Pisano, che è, diciamo, gli introiti delle mafie. Cioè, di fronte ad un dato dove il fatturato delle mafie supera il 15% del prodotto interno lordo italiano, voglio dire, ogni anno, e poi dopo ci freggiamo, voglio dire, di 4 soldi, tra virgolette, sequestrate e confiscate con difficoltà enormi, poi dopo per andare a gestirlo, che è un solletichino rispetto, diciamo, al potere economico di queste organizzazioni, io non riesco a capacitarmi di come non si apra un dibattito vero e profondo di contrasto alle criminalità organizzate in questo paese, che è un contrasto che parte anche dalla scuola, attraverso la cultura, riguarda il contrasto attraverso chiaramente le forze dell'ordine e tutto il resto, e che poi abbraccia anche il grossissimo problema della giustizia, per cui la nostra provocazione è questa: aboliamo la commissione antimafia, perché in questi termini onestamente non serve più. A proposito della commissione bicamerale antimafia, volevo sottolineare che questo gruppo di associazioni a breve presenterà anche una proposta di legge sulla RAI, come dicevamo prima, che abbiamo quasi pronto, no Alessandro? Per l'abolizione e la privatizzazione almeno di 2 reti RAI e via dicendo. Una cosa che noi prevederemo nell'articolato collegato alla privatizzazione della RAI è anche la scomparsa, perché a quel punto non avrebbe più senso, di un'altra commissione, quella di vigilanza radiotelevisiva. E questo ci sembra fondamentale, perché volete, poi in termini di spendere lui, qui tutti vogliono tagliare, che guadagnare, risparmiare e via dicendo, con un po' di proposte di questo tipo possiamo dare anche noi qualche suggerimento, almeno mettiamolo sul piano dei suggerimenti. Darei la parola all'amico Edoardo Croci dei Liberali, nuova formazione appena nata, tenuta a battesimo una decina di giorni fa. A te la parola, Edoardo. Grazie, sì. Nuova anche se con persone, diciamo, con notevole esperienza, perché tra i fondatori ci sono appunto Renato Altissimo, Carlo Scognamiglio, Giuliano Urbani e altri. Intanto io voglio ringraziare Vincenzo Litta e Società Libera per questa occasione odierna e per il percorso non facile che ha avviato. Non facile perché si tratta di mettere insieme diverse voci liberali che, come si sa, sono spesso voci autonome e che tengono a distinguersi anche nei particolari. Per cui tanto più preziosa è l'opera che sta facendo ora. Io credo che questi primi
sei punti siano il nucleo di una possibile agenda liberale. E quindi in questo senso sollecito, mi permetto di sollecitare Olita ad andare avanti e a sviluppare questi punti che possono essere il nucleo di una vera e propria agenda politica, un'agenda politica che guarda all'Italia del futuro, all'Italia che vuole crescere. Consentitemi qua la nota personale nel dire che secondo me il governo Renzi è più la fine del berlusconismo che l'inizio di una nuova era per stile e modo di muoversi. È ancora un governo che si muove tra l'altro in una logica di aumento della spesa e al limite di redistribuzione delle risorse che di capacità di sciogliere i lacci che vincono l'Italia, ma questo è un parere personale. Ecco, che condivido, che condivido. su questa agenda liberale che io vedo quanto mai necessaria per il Paese, i tre grandi assi sono quelli della trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica, della concorrenza e quindi del rilancio di un'economia di mercato e della responsabilità. Una responsabilità in primo luogo individuale. Tre aspetti che se andiamo a guardare bene sono proprio quelli che oggi mancano in Italia. Domina l'opacità nelle decisioni pubbliche, domina il consociativismo nell'economia, domina l'irresponsabilità o lo scarico delle responsabilità nella gestione amministrativa. E allora credo che questi pochi punti individuati vadano a cogliere nel segno. Ripeto, sono il nucleo di un'agenda, però vanno a toccare, non a caso, alcuni settori come quello dei media e della comunicazione, del credito, della salute, dell'istruzione, della giustizia e della cultura, che sono proprio quelli forse tra i più incrostati di questo statalismo italiano. E quindi andare a toccare con proposte concrete questi punti ha un significato sicuramente che va al di là della portata dei singoli aspetti toccati. A mio parere quello che è necessario fare oggi è andare a ridurre in modo drastico la presenza dello Stato nell'economia. Questo è possibile, sembra impossibile, nessuno osa farlo, né a livello diciamo di amministrazione locale, di amministrazione centrale, al massimo sembra un successo il congelare la spesa. Ma se andiamo a vedere l'esperienza della Svezia, che 20 anni fa veniva citato come esperienza dello Stato, dove il welfare, grazie alla presenza del socialismo, garantiva magnifiche sorti alla popolazione, beh, in 20 anni hanno tagliato la spesa pubblica del 18%, quindi voglio dire, tagli che nessuno ha davvero proposto in Italia. Neanche le formazioni più coraggiose hanno mai proposto tagli di questo tipo, che evidentemente sono possibili. Sempre a mio parere credo che bisogna avere il coraggio di dire che bisogna smantellare questo Stato sociale che non è più la tutela dei più deboli, ma è invece un cappio, una vessazione dei cittadini onesti. Allora, questa bisogna dirlo, cioè non bisogna avere paura. Chiaro che in Italia dire questo fa paura, cioè, ma qua questi vogliono toccare una serie di tutele nel momento in cui tra l'altro l'economia va peggio. Ma queste non sono tutele, queste sono spesso prebende date in modo opaco, inefficiente e irresponsabile agli amici e agli amici. Sono la garanzia dello scambio tra un consenso di voto elettorale in cambio dell'aumento costante della spesa pubblica. Allora bisogna avere il coraggio di toccare questi punti. E questo, e chiudo, non possono che farlo i liberali. Questa visione che è l'unica che può riportare alla crescita del Paese, che è una visione di libertà, non possono che portarla i liberali. Oggi, ahimè, non esiste nel panorama politico rappresentato nel Parlamento, una forza chiaramente liberale in grado di portare avanti questi punti, perché varie circostanze hanno portato a una specie di miscela di forze liberali e illiberali all'interno di diversi partiti e diverse forze, in questo modo marginalizzando le forze liberali che rimangono minoritarie all'interno di diversi schieramenti. Ma se un elettore oggi vuole votare una forza davvero liberale, vuole votare per un cambiamento di questo tipo, non trova rappresentanza. Guardate, è una tragedia per il Paese, cioè il fatto che manchi una forza chiaramente liberale si può
possa votare chiaramente per questo. Sì, qualche volta dove si può scegliere, nelle poche elezioni dove si può scegliere, uno va a cercare il candidato liberale, altrimenti si vota per dei pastoni che poi portano avanti tutto e il contrario di tutto. Quindi credo che alla fine la scomposizione delle forze politiche attuali e la ricomposizione con una forza politica sia l'unica soluzione, e il lavoro che sta facendo Società Libera con le altre forze che coraggiosamente, le loro differenze, autonomie e storie ci sono a questo tavolo, può essere un lavoro di ricreare questa agenda liberale su cui poi trovarsi concretamente. Alla fine ci si deve ritrovare su un programma liberale concreto in cui sono sicuro che gli italiani capiranno che una volta toccato il fondo non ci si può che si rivolgere in questa direzione. Grazie. Grazie Edoardo. Allora, la parola all'ingegnere Falcone di Italia IS sul controllo e standard di quantità e qualità e costo dei servizi sanitari, altro grande bubone del paese. Io cercherò di dire due cose fondamentalmente. Primo, perché riteniamo che questo controllo, questa proposta sia importantissima. La seconda cosa è che è fattibile, e quindi dire come secondo noi il governo, non lo Stato, potrebbe fare qualche cosa che fino adesso non è stata fatta, pur non essendoci niente dal punto di vista dell'ordinamento che gli impedisse di farlo. Allora, intanto, se parliamo di spesa pubblica e non pensiamo alla sanità, perdiamo l'opportunità più importante che ci sia, perché, come sapete, la sanità rappresenta un quarto della spesa pubblica totale al netto dei trasferimenti sociali e dei servizi sul debito. Quindi l'1% fatto sulla sanità vale molto di più di qualsiasi 1% fatto altrove. Ed è il 7% del PIL. Quindi parlare di risanare, io dico risanare perché tagliare non significa niente, risanare vuol dire non tagliare le spese inutili, ma tagliare gli sprechi e tagliare le altre cose che non servono al servizio che lo Stato deve dare. Qual era il problema all'origine, secondo noi, della situazione penosa nella quale versa la sanità? È un problema di ordinamento. La sanità nella sua organizzazione e gestione è delegata alle regioni, ma credo che tutti noi sappiamo che la delega senza controlli sui risultati non è delega, è abdicazione. E questo è esattamente quello che succede nelle regioni. Il governo potrebbe esercitare dei controlli, ma finora non si è visto governo che voglia esercitare controlli su quello che le regioni fanno. Allora, la mancanza di controllo in una situazione dove ci sono regioni con così diversa capacità gestionale, è chiaro che non può funzionare, perché ci sono delle regioni che sprecano e delle regioni che conducono le loro attività normalmente. Un breve riferimento alla normativa vigente, che è importante per capire perché il governo, secondo me, i governi passati non sono intervenuti nei controlli sui risultati anche per Inavia. L'impianto legislativo della sanità è quello della legge 883 del 1978, che stabilisce che ci devono essere condizioni e garanzie uniformi su tutto il territorio e assegna risorse pro capite a parità di condizioni a tutto il territorio nazionale. E quindi da qui è venuta fuori il Servizio Sanitario Nazionale, che è stato successivamente suddiviso in servizi sanitari regionali. Ma la suddivisione dei compiti è regolata, come sapete, dall'articolo 117 della Costituzione, che individua come una attività di legislazione concorrente la sanità. Però specifica, nel comma secondo, lettera M,
che è prerogativa esclusiva dello Stato definire i livelli essenziali di assistenza, cioè definire ciò che i servizi sanitari regionali devono dare. Quindi esiste una potestà superiore dello Stato rispetto alle potestà regionali. Quindi di delega parliamo, ma da delega siamo passati a indipendenza totale. È stato fatto un tentativo nel 2001, io non lo so, questa è una curiosità, non so se l'ha fatto proprio il professor Sirchia o se è stato fatto da un altro ministro della sanità. È stata fatta la conferenza regionale con un accordo fra Stato e Regioni, nel quale si stabilisce un pallido, timido, perché timido è il governo nei confronti delle regioni, tentativo di controllo, menzionando la necessità di l'impegno di un tavolo di verifica e controllo dei risultati per vedere se effettivamente condizioni e garanzie sono uguali su tutte le regioni e se c'è l'efficienza e l'efficacia, bla 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 bla. Bene, 2001, è successo qualcosa? Assolutamente niente. Le regioni fanno quello che gli pare. Le regioni sono indipendenti. Le regioni che amministrano la sanità in modo indipendente significa quello che è sotto gli occhi di tutti, cioè la possibilità per quei politici che ne vogliono approfittare per creare dei fondi clientelari, per perpetuare il loro potere, e agevola malversazioni e abusi. Ed è quello che vediamo, in qualche parte sì, in qualche parte no. Bene, adesso è arrivato il momento, secondo noi è arrivato il momento di far sì, e questo è l'appello, è l'appello sul quale poi intendiamo lavorare, al governo, non ad altri, non c'è bisogno di leggi, il governo deve fare in modo che il controllo sui risultati ci sia, altrimenti c'è non autonomia, ma c'è indipendenza che porta solo a risultati negativi. Cosa deve fare il governo? Allora, per noi deve fare quattro cose, e questa iniziativa, la concretezza di questa iniziativa è che noi monitoreremo se queste cose vengono fatte o no e cercheremo di divulgare quello che incontreremo. Prima cosa, dotarsi di un adeguato organo ispettivo che vada a vedere che cosa fanno i servizi sanitari regionali, volenti o nolenti le regioni. Non c'è giustificazione giuridica per la quale le regioni possono impedire al governo di verificare quello che stanno facendo. Secondo, nessun controllo di produttività, di qualità può essere fatto se non vengono definiti degli standard. Pensate che gli standard non sono stati definiti semplicemente perché non c'era accordo fra governo e regioni su che cosa sono gli standard. Ma allora io dico, questa autorità dello Stato sulle regioni prevista dall'articolo 117 non ha nessun significato se non è prerogativa esclusiva del governo di fissare gli standard. Quindi seconda cosa, deve procedere a fissare gli standard, esiste una letteratura internazionale che permette di fissare gli standard, quindi è solo questione di lavorare. Fatte queste due cose, il governo deve, primo, oggi esistono strumenti informatici magnifici, quindi io non so che data warehousing abbia il Ministero della Sanità, ma non c'è niente che impedisce al Ministero della Sanità di andare a vedere se le regioni adempiano completamente ai fabbisogni, cioè forniscono le prestazioni per il fabbisogno del loro territorio o se ne forniscono solo una parte. Ricordiamoci che ci sono dei flussi migratori importantissimi di gente di una certa regione che va a curarsi in un'altra regione, e poi le liste d'attesa che cosa sono? Nient'altro che significato che esistono delle prestazioni dovute e non fornite, quindi controllo di quantità delle prestazioni e della qualità, perché il governo non va a vedere gli esiti delle cure che vengono fatte, non va a vedere gli altri indicatori di qualità. Quindi questo organo ispettivo, questa è la prima cosa che deve fare. E poi c'è una seconda cosa che possiamo fare. Voi sapete che l'unico controllo che c'è sulle amministrazioni regionali, in particolare sulla sanità, è il controllo sull'equilibrio di bilancio. Ma
il controllo sul bilancio nulla dice sulla qualità di quello che viene fatto e sulla quantità di quello che viene fatto. Allora quello che questo organo dovrebbe fare è calcolare il valore a questo standard delle prestazioni regionali e confrontarlo con la spesa annuale che la regione ha fatto. Quattro cose, non sono tanto complicate, è solo questione di lavorare. Bene, noi pensiamo che il governo debba farlo, noi studieremo, adesso vedremo un po', chiediamo anche la collaborazione di tutti, di avere un osservatorio per vedere quello che il governo ha, quello che non ha, quello che sta facendo, quello che non sta facendo, e poi divulgare affinché la gente si renda conto che non è così assurdo la sanità, non è così impossibile controllare la sanità, basta che la gente si renda conto che il governo non sta facendo il suo lavoro. Grazie. Darei la parola a Luciano Vasquez. Grazie, soprattutto perché è quasi un fuori programma, e quindi ringrazio per avermi dato questo spazio. Volevo ricollegarmi al discorso delle fondazioni bancarie per raccontare di una iniziativa adottata dal gruppo parlamentare ALDE, in particolare da Niccolò Rinaldi. Io tra l'altro sono candidato in Sicilia per l'ALDE in queste prossime elezioni europee. E l'iniziativa consiste nell'aver fatto una interrogazione parlamentare sulla questione dell'aumento di Banca d'Italia. L'aumento del capitale di Banca d'Italia. Molto velocemente, voi conoscete il fatto, 7 miliardi e mezzo, anche i problemi che sono venuti fuori quando questa legge è stata approvata. Il vero tema però che abbiamo evidenziato è che probabilmente questi soldi che sono stati dati alle banche, insomma l'operazione sostanzialmente far passare da riserva a capitale dei soldi che nascono dal signoraggio bancario, quindi grandissimo tema che passa sotto traccia, se i soldi del signoraggio bancario, che sostanzialmente è l'emissione di moneta, che è acquisto di beni e servizi tramite emissione di moneta, fatto ora dalla BCE ma allora dalla Banca d'Italia, sia bene pubblico. Ma il tema veramente importante è questo: noi sosteniamo che questa operazione violi le norme sugli aiuti di Stato, e quindi abbiamo fatto questa segnalazione e la Commissione Europea sappiamo che ha avviato, comunque ha fatto una richiesta di informazioni, ed è un tema caldissimo. Perché è importante collegarlo al discorso delle fondazioni bancarie? Perché negli aiuti di Stato, l'Italia ricordiamo che non ha comunicato l'operazione alla Commissione Europea, per poter aiutare una banca, sulla base di nuove regole che sono state imposte con una notice della Commissione Europea, la banca deve dare, innanzitutto avere un programma di risanamento, perché se hai bisogno di soldi pubblici vuol dire che non stai bene. E secondo, cosa fondamentale, per giustificare l'aiuto di Stato, non ci devono essere alternative nel mercato. Che significa? Se la banca aumenta il proprio capitale sociale rivolgendosi agli investitori stranieri o italiani, allora a quel punto, e ci sono soggetti disposti a comprare quei pacchetti di partecipazione, allora l'aiuto di Stato non ha senso, si risparmiano soldi pubblici e vanno nel mercato a farti ricapitalizzare. Con questa operazione, quindi, cos'è successo? Sono arrivati dei soldi pubblici, ma si è mantenuto l'equilibrio di controllo delle banche nazionali, che poi hanno maggiormente beneficiato. Che cosa significa questo? Che ancora una volta, anziché aprirsi al mercato, ricapitalizzando le banche in maniera, virtuosa, si sono utilizzate risorse pubbliche per mantenere, quindi per coprire delle perdite e per mantenere gli stessi equilibri, senza dare un approccio virtuoso al mercato. Quindi per questo mi ricollego all'intervento di Massari, che è interessantissimo. Ora chiedo a tutte le forze politiche presenti di aiutarci a seguire questa vicenda presso la Commissione Europea. Siamo in un momento difficile, la questione potrebbe passare sotto silenzio, però è importante anche far capire come l'Europa in questo ci possa dare una mano, perché devo dire la stampa, tranne forse qualche giornale, non ha dato il giusto risalto alla gravità dell'operazione, anche per un altro fatto: i soldi del signoraggio bancario io credo che siano soldi pubblici e non soldi privati. Con questa operazione sostanzialmente è passata l'idea che quell'attività sia di pertinenza della banca e soprattutto degli azionisti della banca. Ricordiamo che ora loro non solo hanno avuto questi soldi in capitale, ma in più anche hanno diritto annualmente a degli utili generati proprio da questa che è un'attività pubblica. Quindi anche su questo probabilmente dovremmo fare qualche riflessione da un punto di vista politico. Grazie mille dello spazio, grazie all'organizzatore. Grazie.
Allora, chiudiamo la nostra carrellata sui punti dando la parola ad Edoardo De Blasio del Partito Liberale. Sì, cercherò di essere veloce. Allora, ho l'onore di chiudere questi punti programmatici con una cosa che sta molto a cuore non soltanto a me stesso, ma penso a tutti gli italiani, anche se poi se ne parla sempre poco, che sono i nostri beni culturali. Noi sappiamo bene, ce lo dicevamo anche prima con Alessandro Massari, che abbiamo il 60% del patrimonio artistico mondiale sul nostro territorio italiano, ma ci siamo anche fatti la solita battuta tra amici, prima ancora che persone che fanno politica, non sappiamo gestire questo immenso patrimonio. Questo dovrebbe essere per il paese, per l'Italia in tutta, diciamo, la nostra forza industriale su cui poi tirare avanti anche altri settori come il turismo, che è concatenato al settore dei beni artistici. Ma nonostante tutto, noi siamo passati negli ultimi 20 anni da un periodo di immobilismo politico e di persone che per una serie di motivi magari non hanno saputo fare, non hanno voluto fare bene politica anche in questo senso, a un Presidente del Consiglio che vuole fare tutta una, diciamo, manovra politica in velocità. Ora, io ringrazio la Società Libera perché già mettere soltanto tutti quanti questi anime liberali insieme è stato un grosso lavoro, e sono contento di essere qua anche oggi, qua con voi, qui alla sala stampa della Camera. Noi liberali forse su questo siamo un po' più lenti di quello che può essere il Presidente del Consiglio, prima di tutto perché dobbiamo metterci d'accordo, poi perché dobbiamo stilare una lista di proposte e poi perché dobbiamo portarle avanti. Allora, riguardo al patrimonio artistico, io mi sono letto molti dati, anche se poi faccio parte di questo settore dal 98. Noi non soltanto non riusciamo a mettere a profitto il nostro patrimonio, non soltanto riusciamo a farlo decadere e a non saperlo, diciamo, restaurare nei tempi e nelle modalità più opportune, non soltanto riusciamo a creare i conflitti di competenza tra quelle che sono i beni culturali, le regioni, i comuni, per cui anche la burocrazia va a intersecarsi e va a limitare tutta una serie di azioni che potrebbero essere più snelle per metterli a posto e per recuperare fondi per la gestione e per la gestione stessa, ma riusciamo anche a nascondere delle verità al paese. E arrivo al tema. Nei musei italiani, che sono tantissimi in tutto il paese, ovviamente ci sono dei cavò, degli scantinati, delle zone non accessibili al pubblico, dove in realtà vengono contenuti forse un enorme tesoro, forse anche più vistoso di quello che poi vediamo all'interno dei musei stessi. Questo perché lo dico? Perché poi quando noi andiamo a leggere che nel Museo degli Uffizi ci sono 1.900 reperti esposti, di cui 2.300 invece nascosti nello scantinato, capiamo che magari non su tutti i musei c'è questa percentuale, ma abbiamo veramente dei tesori nascosti. Io nel 2005 scrivevo per un noto quotidiano romano, avevo una mia piccola rubrica che si chiamava appunto Tesori Nascosti, dove io andavo in giro per il paese e raccontavo settimanalmente dove ci sono questi tesori nascosti e di come si possono valorizzare. Allora, che cosa fare per valorizzarli? Premesso che è iniziato lentamente, perché le cose nel nostro paese vengono fatte, quando vengono fatte, in maniera sempre molto lente, un censimento negli ultimi 10 anni di tutto questo immenso patrimonio, sia in chiaro sia all'interno di questi cavò, e si parla di milioni e milioni e milioni di reperti. Stiamo arrivando a capire che nel tempo, perché ci vorranno ancora altri anni, che questo patrimonio è molto ampio. E allora, come fare a valorizzare e a mettere a reddito questo patrimonio? Bisogna soltanto avere la possibilità di creare delle gare d'appalto internazionali o nazionali dove decidere di affittare questo patrimonio. Ovviamente questo patrimonio, essendo gestito nei cavò, ha necessità di essere restaurato, ha necessità di essere messo a posto per poi poter attemperare a questi tipi di iniziative. Che cosa farlo? Se noi facciamo e prevediamo delle gare esterne, quindi internazionali o anche nazionali, per chi se lo possa permettere, fondazioni o enti privati che vogliono avere degli spazi con dei reperti di una certa importanza e qualità del paese, decidere di fare
degli stock, dei blocchi, di vedere delle necessità di quello che di cui hanno bisogno e di fare una premessa, cioè noi ti diamo questi reperti a un numero tot di anni poi rinnovabili nel tempo come i contratti d'affitto, però premesso che vengano gestiti e restaurati da quelli che sono, diciamo, i nostri restauratori italiani. Quindi riusciamo contestualmente a fare che cosa? A dare lavoro in questo paese, visto che questo paese ha necessità di dare lavoro, a valorizzare, a fare più pubblicità con questi che sono dei tesori appunto nascosti e quindi anche per il paese stesso, e contestualmente a far entrare delle risorse a costo zero per i beni culturali. Poi da là certo bisogna entrare in altri discorsi, per cui una volta che tu riesci a creare questo meccanismo virtuoso poi deve essere riversato per fare altre cose virtuose. Sempre prima con Alessandro Massari si parlava della mala gestione dei beni culturali qua a Roma, e il problema non è come se tenere chiusi i fori imperiali o tenere aperti, il problema è come sbloccare i fondi che sono stati bloccati per 2 anni per fare l'opera, la parte iniziale del recupero del Colosseo, e come mandare avanti il restauro del mausoleo di Augusto Imperatore, Piazza Augusto Imperatore, e come decidere se riusciamo a sbloccare questa burocrazia in questo paese e mettere a reddito un posto come il Pantheon. Allora partiamo da quello che è questa idea dei beni culturali, e che appunto ci fa forse ci rende anche onore, perché con tante problematiche importanti di questo paese forse parlare anche di queste tematiche ci fa anche gioco, e quindi niente, fondamentalmente questa è la nostra proposta. Vi ringrazio e bene. Allora, a me non resta che concludere anche molto velocemente. Che cosa dire? Abbiamo dato una dimostrazione, come dire, che un gruppo di liberali appartenenti a varie chiese insieme sono capaci di esprimere, prima di enucleare e individuare 6 argomenti che riteniamo fondamentali per la quotidianità di questo paese, quindi senza molti voli pindarici. E una volta individuati 6 argomenti siamo stati in grado, almeno fino adesso, di individuare delle proposte operative su questi 6 argomenti. Nel paese del chiacchiericcio e della chiacchiera, come dire, abbiamo già fatto un passo avanti, perché non ci siamo fermati alle chiacchiere ma abbiamo messo nero su bianco evidentemente delle cose che si possono fare immediatamente. Adesso sta a noi, alle nostre organizzazioni, alla nostra capacità organizzativa di tradurre in fatti pratici alcune di queste proposte. E allora ritorno al mio ragionamento iniziale, avevamo pensato appunto di iniziare dalla RAI, perché è sentita, perché è facilmente fruibile dall'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica paga, dicono, la tassa più odiosa degli italiani, che è il canone, perché noi che ci occupiamo un po' di cultura, un po' di politica, un po' di cose di questo tipo, non lo dicevo prima, non ne possiamo più di assistere a un'informazione giornaliera di questo tipo. E anche qui se ne sono sentite negli ultimi anni, negli ultimi decenni, devo dire, che nel paese quando vinceva il centrodestra allora assicurava che allora la RAI sarebbe diventata una cosa molto più spendibile, molto più seria e via dicendo. Poi perdeva il centrodestra e vinceva il centrosinistra, le assicurazioni venivano da quell'altra parte e via dicendo. Poi ci sono state proposte fantasiose di chi voleva mettere una fondazione in capo alla RAI e quindi far gestire la fondazione dalla RAI e via dicendo. Giustamente Massari mi suggerisce proviamo a darle direttamente alle banche, tipo banche, no? Non è più così come per la scuola, così come per la sanità, così come per i beni culturali, così per il crimine organizzato in questo paese. Non è più il tempo di chi vuole occuparsi, e noi ce ne vogliamo occupare evidentemente di queste cose, di continuare a fare analisi, di mandare avanti studi o quant'altro. Si tratta di farsi vedere,
di farsi vedere a tutti i livelli. Da qui la mia proposta, la nostra proposta iniziale, iniziando dalla RAI, poi proseguiremo anche sulle fondazioni, proseguiremo sulla scuola e via dicendo, ma tanto per rompere il ghiaccio, il 12 di maggio dalle 18 alle 20 in Viale Mazzini 14. Quindi faremo appello alla stampa, faremo appello a chi non gliene importa assolutamente nulla se la RAI è privatizzata o non privatizzata, ma che gli importa solamente vedere se c'è la possibilità di non pagare più il canone in questo paese. Va bene pure questo, perché non si capisce perché solamente la politica deve speculare su ogni cosa. Noi che non siamo politici o piccoli politici, piccoli, speculiamo anche sul fatto che, detto con molta sfacciataggine, quindi venisse anche chi non gliene importa nulla della situazione e della governance, come direbbero gli esperti della televisione italiana, ma che gli importa solamente di non pagare il canone. 12 maggio, Viale Mazzini 14, dalle 18 alle 20. Grazie.